Xana vi ha immesso dei codici e farà di tutto per recuperarli. I codici facci sono a posto. Se Xana ci invierà un altro spettro, avrà una brutta sorpresa. Attenti, è uno spettro! Il mio piede! Non puoi fare attenzione! Scusa, Sissi, dimenticavo che porti il 47. Stupido. È sempre la solita. Ormai è nostra amica, dovresti trattarla meglio. È una parola. Xana al confronto è un agnellino. Allora, di che cosa dobbiamo parlare oggi? Vi piacerà. Tenderemo una trappola a Xana. Sapete già che Xana cercherà di recuperare i codici sorgente che vi ha immesso. Difficile dimenticarlo. Che accadrebbe se Xana recuperasse dei falsi? Vuoi metterci dei codici che sarebbero inutili se uno spettro li prendesse? Esattamente. Con i codici falsi Xana sarebbe meno potente. E forse perderebbe. Ma che effetto avrà su di noi? Ancora non lo so. È questo il problema. Può essere rischioso. Allora, chi è disposto a rischiare la pelle? Bell'incoraggiamento. Io ci sto. No, mi servi al laboratorio. Altrimenti dovrò chiedere aiuto a Laura. Questa volta io passo il turno. Devo cercare di far pace con Samantha. Per me va bene, ecco. No, sentite, lo faccio io. Sicuro? Sì, sì, tu puoi contare su di me. Ci siamo. Trasferimento Ulrich. Trasferimento Yumi. Virtualizzazione. La torre di passaggio è a nord della vostra posizione. Fate attenzione. Ok, Jeremy, ti richiamiamo. È tutto così calmo. Un po' troppo per me. Ehi, a proposito, perché ti sei offerto al mio posto? Ma non lo so. Mi è sembrata una cosa normale. Non è che hai avuto paura per me? No! No? Insomma, sì. Cioè, non tanto, è solo che non volevo costringerti a toccare uno spettro. Ti ringrazio, ma lo spettro non avrebbe effetto su di noi con dei codici falsi. Io non ci credo. Einstein ce l'avrebbe detto. Invece, stranamente, ha tenuto la bocca chiusa. Ehi, voi due! Io ci sento! Eccola! Due crab. Controllano la zona, non ci attaccheranno. Li sistemo io. Aspetta, non siamo venuti qui per combattere, la missione viene prima di tutto. Esattamente, se quei due crab ci sparano addosso, la missione va all'aria. Ma se tu li attaccherai, è sicuro che ti spareranno loro. Ulrich, dai retta a Yumi, ha ragione lei. Ok, ci vado io. Aspetta, Ulrich, io... A più tardi. Buona fortuna. Jeremy, sono pronto. Li puoi inviare. Ci sei, Aelita? Un secondo, ci siamo quasi. Va bene. Immaginate se uscisse un Dark Ulrich. Sai che bello. Pronto, Ulrich? In missione. Succede? Oh no, c'è un errore.
Jeremy. Rimetti le linee 128, 432, 506. Vai troppo veloce, 432. 506. Bisogna riconfigurare le componenti random. Ma non funziona! Che cosa hai fatto? Quello che mi hai chiesto tu. Ulrich! Ulrich! Stai bene! Ulrich! Jeremy, a quanto pare abbiamo un problema. Boo! Guarda che faccia che hai! Sei un idiota! Bene, è tutto in ordine. I codici sono stati immessi. Come ti senti? Come sempre. Beh, ora non resta che aspettare. Se Xana ci manderà uno spettro, avrà una gran brutta sorpresa. Bene, io vado da Sam. Ci vediamo. Attento, se non ci vedi, mettiti gli occhiali. Io... Attenti, torre attiva, settore del deserto. Lancio la ricerca visuale. Chiamo gli altri. Sì? Ok, capito. Ciao. È partito. Quello là. No. No. La signora Hertz ha cambiato pettinatura. No. Lui, forse è quello. Per me no, è sempre stato un tipo strano. Jim. Ah, vi cercavo. Non dimenticatevi dell'allenamento di oggi, eh? Chiaro? Questa sera 7 in punto, ok? Ok. Ok. Scusate. Vi ho disturbati? No, per niente, signore. Ancora? Ma ti sei innamorata di me? Scusami, Odd. Stai bene, sì, sì. Jeremy, spettro individuato. E sì, sì. Sei sicuro? Beh, non mi ha insultato quando l'ho urtata, è una prova, no? Seguirla. Ma io devo vedermi con Samantha. Sì, ok. Accidenti! Ci penserà Jeremy ad avvertire Ulrich? Ehi, Sam! Sam! Ecco il mago della battuta pronta. Sam, devi assolu... Perché mi rispondi così male? Per come mi hai chiamata l'altro giorno. Davvero? Ma no, ti sbagli. È solo che io... Non sono bravo con le scuse. Ecco... Mi perdoneresti? Io vado. Sì, sì. Sì, sì. Ti senti bene, Ulrich? Sì. E tu? Anch'io. Almeno credo. Non è Sissi. Lo conoscete?
Yumi! Ehi, Yumi! Ehi, scappa! Dov'è Yumi? Se n'è appena andata con quel bel ragazzo. Perché? Ci vediamo. Sì, Jeremy. È uno spettro. Fa una cosa strana con gli occhi. Perdi il controllo quando lo guardi. No, non ce l'ho fatta a toccarlo. Se n'è andato. Credo sappia dei codici. Non credo. Allora, stammi a sentire. Devi assolutamente cercare di fargli avere quei codici, ok? Possibilmente prima che tocchi Yumi. D'accordo. Sana sa tutto. Sì, ma come avrà fatto? Non lo so. Deve averci spiato, ma non so come. Il bug, quando hai messo i codici a Ulrich. Avrei dovuto pensarci. Bene, cambio di programma. Andate sul Yoko. Possiamo ancora farcela. La torre attiva è a nord-ovest. Raggiungetela, ma non fate niente. Aspettiamo che Ulrich catturi lo spettro. Chiaro? Tutto chiaro. Spero che il fumo non ti dia fastidio. Ci vediamo là. Andiamo, Yumi, rispondi. Rispondi. Jeremy, ci siamo. Perfetto. Vi stavano aspettando, a quanto pare. Due crab. Li vedete? Affermativo. Devi dirci qualcos'altro. No, per ora no. Ma pronti a intervenire. È ovvio che Xana aspettasse questa visita. Potremmo sbarazzarci di quei due crab, no? Tanto vale farlo adesso. No, capirebbero la nostra posizione e Xana ne manderebbe altri. Allora è meglio se ci separiamo. Quando Jeremy ci darà il via libera, io penserò ai crab e tu cercherai di raggiungere la torre. Ok. Ok, mando i rinforzi. William, Aelita è in difficoltà. Cambio di programma, dovrete combattere. Ok, Jeremy, vado. Eccomi, Aelita. State tranquilli. Vi ho portato un gran bel regalino. Attenta. Pazienza, Aelita. Jeremy, quello spettro mi insegue. No, non so dov'è Ulrich. La missione è annullata. Andate a nascondervi in palestra. Noi proviamo a disattivare la torre. E così è finita che mi hanno espulso anche dall'altra scuola. Mio padre era furioso e mi ha detto: stavolta te ne vai in collegio. E io gli ho risposto: bene, basta che torno al Kadik. Così... Scusami. Sì, che c'è? Oh no, non puoi farmi questo. Scusami.
stato un fallimento. Yumi è in pericolo e William è solo su Ryoko. Va bene, arrivo. Scusami, io... Ma certo, vai pure dai tuoi amici, cosa aspetti? Io ritorno, ci metto poco, promesso. Sì, ci metto poco, promesso. Jeremy. No, non l'ho toccato, sto cercando Yumi. Che? In palestra. Ok. Scanner Odd. Virtualizzazione. Quanti sono? Due crab e dei blocchi in avvicinamento. Va bene, li faccio vedere io. Che ti succede? Mi sembri nervoso. Scusa, ma non mi va di parlare. Quelle là erano delle mosse nuove. Fa attenzione, Odd. Se ti fai devirtualizzare, nessuno potrà più disattivare la torre. Lo so, ho sentito, Einstein. Conosco il mio lavoro. Oh, qualcuno non ha fatto pace con Sam. Ehi, è meglio se mi lasci in pace. State attenti. Mostri in arrivo dietro di voi. Io che speravo di poter tornare presto da sé, ma accidenti! Non perdere le speranze con quella ragazza. Guarda me, io non ho mai perso la speranza con Yumi. È vero, ma non ti sta servendo molto. Lo so, ma non bisogna mai arrendersi. Ascolta, non tirarti indietro, continua a combattere. Grazie per il consiglio. Sì, Jeremy. In palestra, io... Yumi! Yumi! Odd, fa quello che vuoi, ma fa qualcosa! Va bene, ho capito, Jeremy. Se è soltanto questo che vuoi... Cosa hai in mente, Odd? Li attacco! Non so ancora come, ma voglio provarci! Odd, è una follia! Certamente! Perché avevi dei dubbi? Jeremy, tu non ci crederai, ma ce l'ho fatta! Grande! Noi due. Ulrich, funziona! Sta ricevendo i codici falsi.
prendi questo. Ok, Yod, lo spettro è andato. Puoi rientrare. Che cosa? Oh no, ma non è possibile. Ho fatto tutto questo per niente. Ulrich! Ulrich! Jeremy! Ulrich! Che faccia che hai? Quanto sei stupido! Beh, il trucco ha funzionato, ma è l'ultima volta. Maxano ha perso potenza, come previsto. E a che prezzo? Chiedilo a Ulrich. Io lo rifarei. No, troppo rischioso. Xanna lo sapeva, e dopo avrebbe preso i codici a Yumi. Dobbiamo trovare un altro modo. Bene, scusate, ma una faccenda in sospeso con Sam. La vedo dura con quella ragazza. Ancora tu? Ma sei sempre tra i piedi. Sarà il destino, forse sei la donna della mia vita. E vattene, stupido! Secondo me, però, sarà dura con tutte le ragazze.